Signore sia dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà tolto loro. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo strappa, lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. Nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice il vecchio è gradevole. Parola del Signore. Ecco, queste letture ci danno un aiuto speciale per capire la novità di Gesù. Gesù porta una grande novità e la esprime con questo paragone: prima di quando si deve aggiustare un vestito vecchio rotto, che non lo si aggiusta con una pezza nuova, e soprattutto quando c'è il vino nuovo ha bisogno di otri nuovi forti, perché se no con gli otri vecchi non regge la forza del vino nuovo. Sono degli esempi per indicare che Gesù porta una grande novità. La più grande novità della storia è Gesù. Gli altri cambiamenti sono tutti a livello naturale, si assomigliano, anche tutte le promesse che ci sono in politica, negli stati, sono dei cambiamenti naturali che non fanno granché. La grande novità viene da Gesù, perché lui infonde in noi la vita divina e vince il dramma della morte, del dolore e del male. La grande novità è Gesù. E di questa novità oggi abbiamo due indicazioni, due effetti della novità di Gesù, uno indicato dalla prima lettura e uno dal Vangelo. E la prima lettura forse non ci hai fatto caso, ma San Paolo dice una cosa che all'inizio può sembrare un po' così, quasi orgogliosa, un po' egoista. Dice: per un amministratore come sono io mi considero un amministratore delle cose di Dio, ciò che è necessario è la fedeltà alle indicazioni del padrone, perché non siamo proprietari dei doni che abbiamo, della vita, del tempo, eccetera, e li abbiamo ricevuti, quindi dobbiamo renderne conto. Poi dice: io però non mi preoccupo di essere giudicato da voi, del vostro giudizio, e neanche mi preoccupo troppo del giudizio mio su me stesso, perché colui che mi giudica è il Signore. Ecco qui la novità portata da Gesù è farci scoprire che noi veniamo da Dio e a Dio ritorniamo. Al termine della vita non c'è tuo marito o tua moglie a giudicarti, neanche i tuoi figli, neanche il tuo parroco, neanche lo Stato, neanche il tuo datore di lavoro. Al termine della vita c'è il Signore che ti aspetta, lui è anche il tuo giudice giusto e anche pieno di misericordia. Ecco, allora quando noi seguiamo Gesù poco alla volta,
ci liberiamo dalla dipendenza dagli altri ed entriamo nella dipendenza dal Signore, che è quasi geloso di riservare a sé questo giudizio. Perché Gesù dice in un punto del Vangelo: non giudicate per non essere condannati da Dio? Perché solo Lui conosce il tuo cuore, la tua storia, le grazie che Lui ti ha dato, il tuo futuro. Solo Lui ti capisce fino in fondo, solo Lui sa la responsabilità che hai quando agisci, la libertà che hai. Gli altri non la sanno, anche chi ti conosce bene, diciamo così, non sa cosa passa nel tuo cuore, non sa quante grazie hai ricevuto da Dio. Quindi siamo invitati a scoprire questo, che è un Vangelo, è una bella notizia, che noi abbiamo solo Dio come giudice vero, giusto, la cui sentenza alla fine è inappellabile. Quindi cercare di piacere a Lui. E quando noi siamo incerti se abbiamo fatto bene una cosa, non l'abbiamo fatta bene, se dobbiamo decidere questo, quello, domandare al Signore: Signore, cosa pensi tu? Cosa desideri tu da me? E anche se non sempre capiremo bene la risposta di Gesù, già fare questa domanda è una cosa a Lui gradita ed è un passo di libertà, andare verso la libertà. Perché se tu non hai Gesù come giudice, ne avrai sicuramente altri. A volte sono dei congiunti, a volte è il tuo orgoglio, eccetera. Sono tutti peggio del Signore questi altri giudici, perché non ti conoscono, non ti amano profondamente. E poi la fede in Gesù porta anche un'altra novità, che qui è espressa dalla pratica del digiuno. Il digiuno è una pratica di astenersi dal cibo che c'è in tutte le religioni, e c'era anche in Israele ai tempi di Gesù. Gli uomini religiosi, specialmente i farisei, digiunavano molto, tutto l'anno, due volte alla settimana, mercoledì e giovedì. No, scusate, mercoledì, martedì e giovedì, mi pare, martedì e giovedì. Due volte alla settimana, lo dice anche il fariseo della parabola: io digiuno due volte alla settimana. Era una pratica diffusissima, diffusissima. Ed era, non come facciamo il digiuno noi oggi, a volte che la dieta, eccetera, era un digiuno proprio di rinuncia al cibo per avvicinarsi a Dio. Era un digiuno religioso che si faceva per amore di Dio, per avvicinarsi a Lui, per pregare, eccetera. Quando arriva Gesù, vedono, Gesù aveva un gruppo di persone, predicavano in modo itinerante di qua di là, non osservavano questa norma in genere, anche perché avevano una vita abbastanza scomoda, non avevano casa, ora erano ospiti di questo, di quello, di quello, di quello. Quando gli fanno l'obiezione: ma perché gli altri digiunano, i tuoi no? Lui risponde, e quella risposta ci può far capire la novità che ha portato Gesù, e dice: possono gli invitati a nozze digiunare quando lo sposo è con loro, quando c'è la festa di nozze? Chiaramente no, nessuno digiunerebbe. Dice: ma allora che cosa sei venuto a fare? Adesso è tempo di festa, non è tempo di digiuno. Quindi quando nasce la fede in Gesù, all'inizio soprattutto, viene un tempo di gioia, di grande gioia, che è l'anticipo di quello che avverrà in paradiso. La fede in Gesù è una vita di gioia, di orientamento alla felicità autentica, non come dice il mondo che spesso ci imbroglia. E quindi c'è questo tempo di festa quando c'è Gesù, ed era il tempo che stavano vivendo i discepoli, perché avevano Gesù fisicamente con loro. Poi Gesù dice però: verrà anche per loro un tempo
in cui lo sposo non ci sarà più in mezzo a loro e allora in quel tempo digiuneranno. Qui ci si riferisce a quando Gesù se ne va, diciamo, in pratica, prima nella passione e morte, poi salendo al cielo, Gesù se ne va. Quindi quel motivo di gioia grande non c'era più. E questa mancanza di Gesù è già un digiuno spirituale nuovo, perché manca, diciamo, il punto d'appoggio, come quando io ho conosciuto persone, un po' quello che ho vissuto anch'io, quando per esempio viene meno una persona cara, no? Muore una persona cara, avviene un vuoto nella vita, manca un punto d'appoggio, no? Non è così? Un grande punto d'appoggio, un vuoto, specialmente ai primi tempi. Così è una specie di digiuno spirituale, si digiuna da quella presenza, da quell'amore che ha sostenuto tutta la tua vita. E all'interno di questo poi si recupera il digiuno fisico, che si fa anche nella Chiesa, poco. Adesso con Medjugorje è ritornato in grande evidenza, era stato quasi dimenticato. Il digiuno fisico ha anche il posto nella nostra spiritualità cristiana, ma ha un significato nuovo. Il nostro digiuno è materialmente astensione dal cibo, dalle carni, dai dolci, dalle cose che ci piacciono, che magari ci fanno pure male, astensione, ma non per motivo di dieta, perché me l'ha ordinato il dottore, perché sono pesante, eccetera, eccetera. No, quello non è utile per la salute, ma non c'entra niente con Dio. Il nostro digiuno è un modo di dire a Gesù: ti aspetto, ti desidero e voglio che vieni a me. È una preghiera silenziosa, un preparare il corpo alla venuta del Signore. Anche quando noi facciamo la comunione, adesso un po' si è perso, ma sempre prima si faceva il digiuno, in preparazione alla venuta di Gesù nel nostro cuore. Ecco, chiediamo al Signore che anche questo digiuno un po' si riprenda in questo senso più profondo, ma soprattutto che possiamo ricordare la grande novità che Lui porta. Essere cristiani, avere la fede in Gesù, significa entrare nella più grande novità della storia, una cosa totalmente nuova, impensabile. E allora diciamo grazie al Signore per questa parola. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo. Perché ci hai convocati per questa messa. E parli al nostro cuore. E parli al nostro cuore. Risveglia la nostra fede in te. Risveglia la nostra fede in te. Facci toccare con mano la tua presenza. E la novità che tu porti. E la novità che tu porti. Dacci la gioia di amare. Dacci la gioia di amare. E di accogliere il tuo amore. E di accogliere il tuo amore. E dacci la pazienza di digiunare. Dacci la pazienza di digiunare. Quando tu ci sembri lontano. Quando tu ci sembri lontano. Così sia. Così sia.